Amici del basket, la più cordiale buonasera dalla Pallarugi di Imola, terza giornata di ritorno del campionato di A2, girone Est, e Imola torna in casa dopo la sconfitta di Bologna, nella sconfitta del derby di Bologna di 7 giorni fa, e la squadra di Giampiero Ticchi ospita la Alma Trieste, la formazione che all'andata ha rifilato ai biancorossi di casa la sconfitta più sonante dell'intero campionato, un meno 34 che l'Andrea Costa dovrà cercare questa sera di cancellare, anche se poi nelle dichiarazioni della vigilia, insomma, giustamente la società imolese ha fatto capire che quello che contano sono i due punti e ovviamente lo scarto conta relativamente. Vicino a me come sempre c'è Alessandro Salvini di dailybasket.it, a cui chiediamo di fare una disamina dell'incontro. Ciao a tutti, sicuramente una partita importantissima oggi, bisogna rialzare subito la cresta, rialzare la testa, e resettare la sconfitta di Bologna e tornare ad assaporare di nuovo il profumo della vittoria. Allora andiamo subito a vedere quelli che sono i quintetti in campo. Imola è con il canonico quintetto con Sabatini, Anderson, Maggioli, Hassan, Washington e Maggioli. Risponde invece alla squadra ospite con la maglia rossa con la numerazione bianca. Il 2 è Parks, il 3 è Bossi, il 10 è Pecile, l'11 è Baldasso e il 15 è Aristide Landi. Il primo attacco è proprio per la squadra ospite, allenata dall'espertissimo Eugenio Dalmasson. 3 secondi per il tiro, andrà Parks che si arrampica, tiraccio, il cross finisce nelle mani di Michele Maggioli. Prima difesa molto buona di Imola, che deve ripartire proprio da quanto di buono fatto nell'ultimo quarto della Palladozza, dove Imola è riuscita a recuperare un divario di 17 lunghezze in un amen grazie alla difesa e grazie alle magie del proprio numero 15 al secolo, Carvel Anderson. Primo attacco Imola con Maggioli in post alto, scambia con Gerardo Sabatini, ancora Maggioli, prende il suo tiro dai 5 metri, lungo, rimbalzo proprio di Gerardo. L'ex Bologna e Treviglio guadagna l'extra possesso all'Andrea Costa. Sabatini prova la zingarata, va fino in fondo, arriva la stoppata da parte di Parks, conquista la sfera Hassan dalla spazzatura. Norman Hassan mette la tripla del primo canestro dell'incontro. Dopo un minuto esatto, Imola comanda 3-0. Prova a rispondere Pecile, l'assist di Parks che però sbaglia la schiacciata. Riparte Imola dall'altra parte con Anderson che si ferma, Pecile su di lui, scambia con Maggioli, la marcatura di Parks che pochi istanti fa ha sbagliato una comoda schiacciata. Molto intensa la difesa di Trieste, lo scambio con Norman Hassan, l'italo-egiziano prende un'altra tripla, il pallone finisce lungo, altro rimbalzo di Imola con l'errore di Maggioli che viene brutalizzato sotto canestro. Si corre veramente ai 100 all'ora. Ancora Parks attivissimo sulle tacche, scambia con Bossi, Parks contro Washington, duello di fisico, 2 punti con l'aiuto del ferro da parte di Jordan Parks, prima esperienza tra i pro per questo giocatore nativo di Staten Island. 3-2 il punteggio. Abbiamo già capito che Trieste è una squadra ben più interna rispetto a Imola, che invece predilige soluzioni perimetrali. Ecco Carvel, ribalta il gioco, si va da Washington, va fino in fondo, l'ottimo assist per Michele Maggioli che questa volta non può esimersi dal mettere i 2 punti del 5-2 Imola. Una gran caramella da parte di Washington, che ha dato un passaggio bellissimo per Maggioli che lo aspettava sul raddoppio sotto canestro. Fabrizio, se me lo permetti, volevo spendere solamente una parola su quanto è successo poco prima della palla 2. Tutto il pubblico in piedi ad applaudire il nome di Giampiero Ticchi. Come potete ricordare, chi era a Bologna e ha sentito e ha letto i giornali in questa settimana piuttosto intensa, Giampiero Ticchi ha subito un colpo da una moneta al termine della partita in quel di Bologna al Palladozza. Con gran signorilità ha chiesto alla società di non fare ricorso, comunque accettando di gran lena il verdetto del campo, e il pubblico gli ha tributato un bellissimo applauso.
Gran gesto di sportività di Giampiero Ticchi. Hassan prende un'altra conclusione pesante, questa volta libera e in ritmo. L'errore, Imola con qualche errore di troppo nel pitturato, Trieste fa ancora peggio perché arriva un errore da sotto. Non è partita benissimo la squadra di Dalmasson, ma le due squadre stanno commettendo tantissimi errori in difesa e tantissimi errori anche in attacco. Non è stato un inizio per puristi. Imola comanda comunque 5-2 e Trieste ancora naviga nelle sue, possiamo dire, incertezze e paure. Trieste è una squadra che non era partita malissimo in campionato, poi però sono più le sconfitte delle vittorie, anche se nell'ultimo turno è arrivato uno scalpo importante come quello di Mantova, tra l'altro dopo una partita veramente incredibile, perché la squadra triestina, la squadra giuliana, era sotto di 15 punti all'inizio del terzo quarto, laddove ha messo un parziale di 21-0 che ha totalmente ribaltato l'esito della partita. Mantova, una squadra tostissima, una delle favorite di questo campionato, che è entrata tra le prime quattro, che si giocherà a Rimini la Coppa Italia proprio alle ultime curve, agli ultimi respiri del girone di andata. Sicuramente questa Trieste è una squadra da non sottovalutare, una squadra che gioca a viso aperto, l'abbiamo visto anche in questi primi minuti, non facile per l'Andrea Costa, una squadra che corre soprattutto quando Imola ha in campo Mazzoli, che comunque è un giocatore un po' più statico. E Carvel riprende da dove aveva interrotto, cioè con quella raffica di triple che aveva riaperto la sfida di Bologna. Poi Carvel non ha potuto giocare gli ultimi 90 secondi per effetto del quinto fallo commesso per spezzare l'azione di Bologna e soprattutto interrompere il cronometro, un'assenza che si è fatta sentire, perché poi nell'ultima azione sul meno 3 Imola non ha avuto nemmeno la possibilità di scagliare la tripla del possibile pareggio. 8-2 dice il tabellone, punteggio molto basso soprattutto per Trieste, che ha sbagliato tutto il contrario di tutto, ma ha avuto la capacità di prendere tanti rimbalzi in attacco e avere tanti secondi tiri. In lunetta c'è indubbiamente il giocatore più attivo, una delle rivelazioni di questo campionato, Jordan Parks, il giocatore classe 1994, 201 centimetri, formatosi nella Campus Magnet High School e poi 2 anni per lui nella Patriots di Central Florida e 2 anni nell'NCAA con North Carolina Central, dove nell'ultimo anno, l'anno scorso, segnava 15,6 punti a partita. 2 punti nel frattempo arrivano dal giocatore più esperto certamente degli ospiti, Andrea Pecile, classe 80, giocatore che ha militato in nazionale guadagnando ben 76 gettoni, giocatore che ha militato in tantissime squadre e alla prima occasione utile andremo a dare un'occhiata al suo curriculum. Certo è, e non l'abbiamo detto, che questa Trieste è la squadra che utilizza più giovani di tutto il campionato, grazie soprattutto a 4 giocatori under 22. In queste annate Eugenio Dalmasson è stato il maestro a trovare tantissimi giocatori, tra i quali i più famosi, lo ricordiamo, i Tonut e Rozier, che giocano attualmente in Serie A. È molto bravo, ha fatto di necessità di virtù, cioè con i pochi denari a disposizione ha provato a disputare e ha disputato col playoff dello scorso anno bellissimi campionati con pochi soldi. D'altra parte, in sede di presentazione estiva la società è stata chiara, l'importante è valorizzare più possibile i giovani, meglio se giuliani, e di triestini ce ne sono ben 3 di nativi della città di Trieste quest'anno. Tra l'altro Trieste ha rivoluzionato quasi completamente la propria squadra dopo i quarti di finale playoff raggiunti l'anno scorso. Primo fallo nel frattempo di Jordan Parks e ricordiamo anche che in settimana la squadra giuliana ha tagliato Risto Zahariev, giocatore bulgaro che con grande signorilità ha fatto spazio all'ex Brescia l'anno scorso, Roberto Nelson, che ha avuto dalla FIP l'ufficializzazione e la possibilità a giocare già da questa partita qui a Imola. Partirà dalla panchina il numero 7 della squadra ospite, lo vedremo in campo indubbiamente nei prossimi minuti. Altro errore nel frattempo di Gerardo Sabatini. Imola, Alessandro, fa una gran fatica ad andare a segno nel pitturato. Sì, Imola ha fatto il canestro praticamente solo da 3 punti, a parte 2 di Maggioli su un bellissimo assist,
ovviamente si vede che Dalmassone ha preparato la partita molto bene, soprattutto in difesa, sta cercando di rompere i giochi e il modo di giocare dell'Andrea Costa. È un 6-0 di parziale, speriamo che non sia un primo campanello d'allarme per Coach Sticchi. La bomba del potentino Aristide Landi, formatosi nelle giovanili della Virtus Bologna, proveniente da Mantova in Gold, dove si giocava ben 22 minuti con 8,6 punti, la tripla non propriamente la sua specialità, ma la mano insomma indubbiamente ce l'ha. E insomma errori anche per Norman Hassan con questa tripla che non colpisce neanche il ferro. 8 pari dice il punteggio dopo 6 minuti abbondante, e Imola opera i primi due cambi dell'incontro, Sabatini e Maggioli fuori per Amoni e De Nicolao. Ticchi prova a mettere forze nuove nel motore. Hai detto benissimo, c'è bisogno di forze fresche, c'è bisogno di rimescolare un pochino le carte e soprattutto le facce di fronte a quanto stanno difendendo. Intanto il secondo fallo di Washington non è un'altra bella notizia. 8 pari a questo punto con Trieste che sta praticamente tirando da 3 punti con lo 0%, 0 su 6, ed è un altro campanello d'allarme non simpaticissimo per i padroni di casa. Fuori anche Washington con due falli, al suo posto il giovane Jacopo Preti. 3-30, 8 pari sul tabellone. Imola che ha realizzato, come dicevamo, un solo canestro da due nel pitturato in oltre 6 minuti, e anche da 3 sta andando molto male. Tiro allo scadere dei 24 secondi, l'errore da parte del numero 17 Roberto Prandin, uno dei giocatori più esperti di questa squadra, il numero 17 veneziano a Trieste per la seconda stagione consecutiva. Ricordiamo anche che Trieste è una delle squadre che l'anno scorso faceva parte del campionato Gold, dunque una categoria sopra quella di Imola. E qui arrivano due punti stilisticamente perfetti in quanto a uscita dai blocchi, preparazione di tiro e rilascio del pallone di Carvel Anderson, che segna una bomba pesante da 3. 11-8, Imola torna a respirare. Fallo in attacco nel frattempo, vediamo un po'. Il secondo fallo di Parks? No, fallo di Prandin, primo fallo. Cambio anche per Dalmasson. Esce Baldasso ed entra in campo con il numero 7. Proprio Roberto Nelson, abbiamo detto brevemente, il giocatore che l'anno scorso ha giocato a Brescia nel campionato di A2 Gold, segnava 11,3 punti a partita. Lui nativo di Santa Barbara, dunque californiano. Vediamo l'apporto che potrà dare nella sua prima partita in maglia Trieste. Ci prova Amoni da 3 punti, e allora nemmeno il tempo di dire che Imola stava sporcando le sue percentuali da 3, che arrivano 6 punti in fila dai 6,75, Griffati, Anderson e Amoni. Avete visto la bellissima difesa da parte di Pecile, che sta veramente mordendo le caviglie a Carvel Anderson. Lo sappiamo che Anderson è pericolosissimo se entra in striscia. È stato molto bravo e molto intelligente Carvel, è riuscito in maniera molto veloce a dare la palla centrale verso Amoni. Buon per Imola, che adesso c'è stato anche un accenno di contropiede, e Dalmasson, davanti a un altro parziale di 7-0, ha pensato di parlare con i suoi. Sì, l'addizione del trio proveniente dalla panchina ha intensificato la difesa, e poi molto bravo Carvel con 4 punti quasi, con 5 punti quasi consecutivi a scalare questo mini solco. Eravamo 8 pari un minuto fa. Imola ha messo a segno un parziale aperto di 8-0, e qui al Palaruggi sono già tutti in piedi ad applaudire quella che è chiaramente la rivelazione del campionato. Imola è seconda con 24 punti a fronte di 12 vittorie e appena 5 sconfitti. 2 minuti 8 secondi alla fine del primo quarto. Un commento anche da parte di Luca Monduzzi del resto del Carlino. Eccoci qua, bentornati anche quest'anno a questo diciamo girone di ritorno. È un'Imola che è partita costruendo i suoi tiri soprattutto dall'arco. Abbiamo visto che dall'arco le cose sono andate molto meglio rispetto che al buttarsi in aria. Abbiamo visto Sabatini abbastanza in difficoltà a creare gioco in penetrazione. Dall'arco le cose sono andate meglio, Anderson, Amoni, lo stesso Hassan,
grazie ai suoi tiratori Imola ha costruito il break. Abbiamo dall'altra parte una Trieste che si è affidata quasi interamente alle giocate di Parks, è lui che ha creato forse anche nel bene e nel male, perché molti palloni li ha persi tra passi e falli in attacco, ha anche raccattato una serie di falli contro i difensori molesi, non a caso Washington è in panchina per gravato di due falli, proprio al momento la scelta di Imola sta pagando. Rifiuta due volte il tiro Landi, si va da Nelson, si butta dentro, recupera un buon fallo con il cronometro che stava volgendo al termine. Saranno due tiri liberi dunque per Roberto Nelson, proveniente dall'Università di Oregon State. Ha chiuso la sua ultima stagione con 20,7 punti, 3,6 rimbalzi e 3,6 assist. Un'ultima stagione, quella da senior, dove è risultato essere il miglior marcatore della sua division, conquistandosi così una chiamata per la Summer League di Las Vegas con i Charlotte Hornets. Poi per lui non se ne è fatto più niente in ottica NBA e ha cominciato la sua esperienza fra i professionisti con la maglia di Brescia, come detto, l'anno scorso. 2 su 2 e primi punti della sua esperienza giuliana per Roberto Nelson, mentre dall'altra parte Trieste spende un altro fallo proprio con Nelson, prima penalità. Non ha ancora esaurito il bonus però Trieste, che si trova a meno 6 sul 16-10 vantaggio Imola a 1 minuto e 37 secondi dalla fine di un primo quarto che è scivolato via molto veloce. Imola con la rimessa, se ne incarica Prato per Amoni che decide di tirare, l'errore però buon tiro preso da Amoni, in tre per Imola a rimbalzo, lo conquista Prato, si riparte con altri 14 secondi, Patrizio decide di andare fino in fondo con la mano sinistra, il fallo chiaro, netto di Aristide Landi, due tiri liberi per il giocatore argentino. Imola finalmente comincia ad attaccare il ferro con più continuità e più assolutamente fiducia. È entrato Prato, utilissimo, subito due falli subiti, si è buttato, è quello che deve fare, è quello che è nel suo DNA, ha la pericolosità da tre punti ma può anche fare queste penetrazioni e poi eventualmente dare i palloni agli esterni da tre punti. Serve variare un attimo gli attacchi da parte dell'Andrea Costa, anche perché un attacco troppo statico permette alla difesa di non fare fatica e di essere più pericolosa in attacco. Una curiosità negli ultimi due attacchi da parte dell'Andrea Costa dopo il time out di Dalmasson è che Dalmasson ha chiesto ai suoi di raddoppiare i playmaker imolesi quando vanno lateralmente per poter rubare qualche pallone e poi andare in contropiede, cosa fin d'ora non riuscita bene. E segnaliamo anche l'entrata in campo dell'ex di turno, il numero 20 Matteo Cannavesi, giocatore nativo di Gallarate, formatosi proprio nelle giovanili della Robur Varese. Per lui l'esplosione è giunta nei 4 anni di Montegranaro tra Lega 2 e anche Serie A, che hanno fatto un po' da preparazione per quella che è stata la sua vera e propria carriera nelle serie inferiori rispetto alla 1, in particolare nel 2008-2009 Cannavesi giocò a Imola con 7 punti e 3,7 rimbalzi di media senza lasciare traccia in quella che fu una stagione infausta per i colori imolesi. Poi per Cannavesi, Pistoia, Montegranaro, Ferrara, Bologna, Latina, Scafati e Casal Pusterlengo, dove l'anno scorso in Gold giocava 13 minuti con 6 punti. Ha chiuso poi la stagione con 5 presenze a Venafro in Serie D. Nel frattempo due tiri liberi a segno per Roberto Prandin, meno 6 per Trieste, ma l'assist di Prato per Preti è da circoletto rosso. Altri due per Imola, che alla fine 20 punti li ha segnati in un primo quarto a punteggio basso. Parks ha stretto contatto con il ferro, a segno anche lui, quinto punto per lui. Le squadre ora provano a prendere confidenza e fiducia col pitturato. Prato tira da 7 metri senza troppa convinzione e senza troppo ritmo, 20 a 14. Insomma, Imola il suo l'ha fatto e sta difendendo anche piuttosto bene, anche in attacco direi, negli ultimi 2 o 3 minuti le cose vanno veramente benone.
Sì, stanno andando molto bene. Adesso Prato, dopo i due falli subiti e il bellissimo passaggio dato a Preti sotto canestro, si sentiva questo tiro, voleva mettere là la sua prestazione, sin qui tre minuti veramente suntuosi da parte del giocatore ex Virtus Bologna, ex Fortitudo. Imola però non deve abbassare la guardia, perché appena abbassa un pochino la sua intensità difensiva non è facile per i giocatori di Coach Tichy, e Trieste sempre lì, 20-16 in questo primo parziale, dove l'Andrea Costa sicuramente avrebbe meritato di essere avanti con più punti di vantaggio. Sì, c'è stato quello sprazzo di 8 punti consecutivi che Imola ha messo a segno nel giro di un minuto, che avevano dato il primo allungo, il massimo vantaggio per la squadra di casa sul 16-8. Poi brava Trieste in qualche modo a tornare in partita, 20-16. Allora, alla fine del primo quarto, con 8 punti di Anderson, che non ha sbagliato nulla dal campo, 3 su 3 per lui, 3 di Amoni e Hassan, 2 a testa per Maggioli, Prato e Preti. Dall'altra parte 5 punti per Parks, 3 di Landi, 2 a testa per Picile, Prandin, Canavesi e Nelson. Abbiamo parlato di coach Eugenio Dalmasson, confermato nonostante l'interesse di molte società di Gold, in particolare richiesto da Ferentino, ma come ha ammesso lui a inizio stagione è rimasto per 6.000 motivi, e ha fatto riferimento al numero di spettatori dell'ultima partita che Trieste ha giocato in casa la scorsa stagione, quando c'erano ben 6.000 spettatori alla Pala Trieste per seguire le vicende della squadra giuliana. 58enne Dalmasson a Trieste da 5 stagioni consecutive, è lui che dopo 8 anni di minors è riuscito a riportare in Serie A2 la compagine biancorossa. Ricordiamo anche che Trieste nasce dalle ceneri della Pallacanestro Trieste, che nel 2004 era fallita ed era ripartita dalla Serie B2, dove tra l'altro la squadra ha militato per qualche stagione, prima della B1 e poi della promozione in Lega 2 nel 2010, con quello spareggio in 5 partite contro Chieti. E ora, da quella data, Trieste gioca nella seconda divisione del campionato di basket italiano, piazza storica, ovviamente quella triestina che ha dato i natali a tantissimi giocatori e insomma ha visto militare tantissimi giocatori, soprattutto alla fine del secolo scorso. 20-16, Imola riparte col pallone fra le mani con Sabatini, Prato, Amoni, De Nicolao e Preti. Dunque non ci sono i due giocatori americani per Imola, che va in attacco con la finta di Amoni, che procura il fallo da parte di Canavesi. Gli ospiti sono con Canavesi stesso, Prandin, Parks, poi c'è Pecile e Roberto Nelson. 9 minuti e 47 secondi. Un'occhiata anche alle cifre, 4 su 9 da 3 punti per Imola, che ha conquistato 9 rimbalzi contro gli 11 degli avversari, che tirano da 3 con solo 1 su 7. Passi nel frattempo fischiati a Gherardo Sabatini. Cinque rimbalzi di Maggioli in appena 6 minuti. Imola tira con un 39% globale, 31% per l'Alma Trieste. Cifre per il momento ancora acerbe da essere analizzate. 20-16, però Trieste è in recupero. Vediamo l'atteggiamento di Imola con tanti giocatori provenienti dalla panchina. Prova a forzare Pecile, ne esce un pallone per Parks. Tiro libero da 3 punti per Andrea Pecile, che insomma sta facendo vedere perché Trieste ancora una volta ha scommesso su questo giocatore di 35 anni compiuti. 20-19, Trieste meno 1. Pecile è un giocatore di casa che ha maturato tantissime esperienze anche in Serie A e in Serie Maggiore, giocatore d'esperienza che con tanti giovani come hanno loro può fare da chioccia a questo gruppo. Serve un collante del gruppo, dello spogliatoio, per Coach Dalmasson, lo sa bene, e quest'anno è proprio Pecile e lo sta dimostrando in questo inizio di stagione piuttosto interessante, a luci, ombre e luci per Trieste sin qui, però comunque Pecile è l'emblema di questa formazione.
giocatore che a 35 anni per la prima volta veste i colori della città in cui è nato. Lui, insomma, triestino di nascita, ma si è formato nella vicina Gorizia, dove ha cominciato, pensate, nel 1996 la sua carriera fra i professionisti. E intanto un altro giocatore che di esperienza ne ha da vendere è Patrizio Prato, che compie un movimento bellissimo dal punto di vista stilistico, e finalmente Imola torna a segnare dei punti. 22-19, passi forse di Nelson, si va nel pitturato, forse sfondo, forse, ma si ricomincia con l'azione di Trieste, che sbaglia la tripla con Roberto Prandin, molto impreciso al tiro. Il rimbalzo è conquistato dalla squadra con la maglia bianca. Qui non capisco cosa abbiano fischiato gli arbitri. Il recupero di Prandin, non c'è stato fallo. Evidentemente il giocatore pestava la linea laterale. Probabilmente, o ha fischiato i 24 secondi per qua, magari si è toccato col piede la palla. No, probabilmente allora linea laterale, non abbiamo capito. Comunque anche prima c'è stata qualche incertezza, gli arbitri hanno preferito non fischiare niente, ha lasciato giocare in due o tre occasioni. Meglio così per adesso. L'importante è che i giocatori sappiano che questo è il metro per tutta la partita. Rimbalzo in cielo di Leonard Washington, che segna di autorità i primi due punti della propria partita. Imola ha 7 giocatori a segno, ben distribuiti i punteggi della squadra di casa. 24-19, Imola ritorna più 5 con il proprio terminale offensivo principe al secolo, Carvel Anderson, in panchina. Esagera Piccile, l'errore, rimbalzo conquistato da De Nicolao, in ritmo 3 contro 2 Imola, la finta di De Nicolao che va fino in fondo, altro gran canestro di Imola. 8 giocatori a segno per l'Andrea Costa. Una cooperativa proprio questa Andrea Costa, stanno tutti, possono tirare, tutti hanno i propri spazi, come è stato nel primo quintetto. Si sta andando molto a sprazzi l'Andrea Costa. Anche adesso ha ripreso a difendere sull'onda di un ottimo veramente attacco, ha ripreso a fare taglia fuori e a prendere i rimbalzi. Forza Sabatini, va in velocità, la sua arma preferita, e a 6-57 Imola si ritrova avanti di 7 sul 26-19 con un parziale aperto di 6-0 che obbliga Dalmasson a un doppio cambio, anzi triplo, perché esce Pecile, esce Parks ed esce Nelson, rientra in campo Landi assieme a Baldasso e a Coronica, esattamente, uno dei due giocatori confermati rispetto alla scorsa stagione. Dunque triplo cambio per Dalmasson, anche Ticchi ne prepara due, ma è una formazione che piace, quella in campo in questo momento. Eccoli qua, Anderson e Maggioli in campo per De Nicolao e anzi per Sabatini e Amoni, che escono fra gli applausi. Imola proprio con il quintetto operaio è riuscito a scavare un altro mini solco, e tra l'altro c'è la possibilità con questo attacco di riportarsi al massimo vantaggio. Seguiamola allora questa rimessa con Carvel Anderson, che ha servito De Nicolao in punta. Ecco qua Patrizio Prato, molto attivo in questa partita, beneficia del blocco di Leonard Washington. La gran palla per Maggioli in post basso, due per Michele Maggioli, tutto molto bello per Imola, che tocca il massimo vantaggio sul più 9, 28-19. Fallisce l'anticipo Prato e allora riesce ad andare dentro Prandin, buon uso della mano mancina, due bei punti per Roberto Prandin, spezza l'emorragia la squadra ospite. No look nell'azione precedente da parte di Prato, che sta veramente giocando una partita strepitosa. Patrizio Prato, brava anche, bravissimo Maggioli, bella questa circolazione di palla con la difesa di Trieste che sta raddoppiando, ma non è arrivato l'aiuto sotto canestro. Buon per Imola, che può tornare a più 9. Imola ha segnato già 10 punti in 4 minuti e questa sera sta mettendo a segno alcune giocate dove, al di là della classe dei singoli, si dimostra proprio come Imola sia una squadra che, arrivati a questo punto del campionato, siamo quasi a due terzi della stagione, playoff esclusi, dimostra di giocare quasi a memoria. Sì, all'inizio di questa partita, a dire il vero, riusciva a tirare solamente da 3 punti, e in alcune partite, soprattutto inizio stagione, l'Andrea Costa aveva proprio questa spiccata virtù
di trovare molto facilmente il tiro da tre punti. Adesso, oltre a quello, oltre al lavoro quotidiano settimanale da parte di Coach Stick, si vede che si conoscono molto bene i ragazzi e stanno variando proprio il loro modo di giocare. Imola sta trovando tante conclusioni, tanti passaggi anche sotto canestro non facili, come è successo nel primo quarto, come è successo da parte di Prato in precedenza e da Maggioli proprio pochi istanti fa. Ricordiamo che Imola, prima della sconfitta di Bologna, aveva totalizzato 4 vittorie nelle 4 uscite precedenti, dunque è comunque una squadra in salute, quella imolese, come certifica la classifica, a dispetto della sconfitta di misura in quel di Bologna. Altro fallo nel frattempo fischiato all'intensa difesa imolese, temo e ne ho la certezza in questo momento che sia il terzo fallo di Michele Maggioli. Non una bellissima notizia, sicuramente Maggioli con la sua esperienza, soprattutto col suo tiro morbido dai 3 metri, può dar tanto fastidio a questa formazione che è molto veloce ma pecca un pochino di centimetri e di chili, anche se Parks è un giocatore che salta tantissimo e può dar fastidio all'Andrea Costa. Un altro triestino a segno, i primi 3 punti di Stefano Bossi, 30-24, Leonard Washington balla sulla linea di fondo e poi prende il buon fallo di Aristide Landi. Un po' ingenuo il numero 15 di Trieste, perché onestamente Leonard era dietro al canestro, avrebbe creato ben poco in quella posizione. Secondo fallo di Aristide Landi e addirittura, insomma, gli arbitri mandano Washington in lunetta. Non mi sembra che fosse in azione di tiro il numero 2 imolese. No, infatti era praticamente dietro al canestro, però c'è da dire che anche in questo caso la difesa di Trieste, non era arrivato l'aiuto su De Nicolao che nell'angolo era completamente libero e avrebbe potuto comunque tirare da 3 punti. .11 e 7 punti, 8,7 rimbalzi per Leonard Washington, che è il 5º rimbalzista totale del campionato e il 4º per rimbalzi difensivi. Dall'altra parte c'è un Jordan Parks che invece in classifica di rimbalzi è 4º con 9 a partita. Washington ne segna 2 dalla linea, 6 per Leonard, Imola ancora più 8, 32-24 quando siamo verso la metà del secondo quarto. Incertezza in sede di palleggio per Stefano Bossi, la bella difesa di De Nicolao frutta una palla persa per Trieste, palla recuperata dunque per l'Andrea Costa che continua a difendere molto molto bene. Prova ne è che Trieste ha segnato appena 24 punti in 15 minuti. Pallone nelle mani di Carvel Anderson, si dirige la marcatura di Baldasso, apre il gioco per Patrizio Prato, sempre fuori dall'arco, si butta dentro il raddoppio di marcatura, c'è nell'angolo De Nicolao, 7 secondi per il tiro. De Nicolao serve Maggioli che rimane in campo nonostante i 3 falli. Magia di Maggioli che tira senza guardare, senso della posizione del giocatore Aiesi per 10 anni. Ha ragione Coach Stick, in questo caso nonostante i 3 falli a dargli fiducia e lasciarlo in campo. Bravo anche in questo caso all'allenatore di Gradara a dare fiducia al giocatore. Imola era un po' in difficoltà in questo attacco, anche se comunque ha mosso molto bene la palla. Trieste, a dire il vero, in certi momenti sta spingendo molto nella difesa, sta provando a raddoppiare, sta provando a rompere veramente gli schemi di Imola, però in questo caso l'Andrea Costa si sta veramente superando. 34-24, 10 di vantaggio è il massimo per Imola, che rinuncia per qualche istante a Patrizio Prato. Tripla di Baldasso, qui una tripla qua e una tripla qua là. Trieste rimane comunque sempre agganciata alla partita, formazione che non è tra quelle che tirano meglio da 3 punti, ma Trieste dimostra di essere una squadra comunque rognosa. Passi nel frattempo di Norman Hassan, palla persa, una delle rare palle perse questa sera di Imola. Direi comunque molto bene la prova sia di De Nicolao e sia di Prato, che sono tornati in panchina per lasciare spazio ad Hassan e Sabatini. Assolutamente sì, hanno fatto molto bene, anche dietro c'è stato qualche sbavatura in alcune occasioni, però comunque Trieste ha messo a posto la mira e sta provando a rientrare con dei tiri soprattutto da fuori. Adesso peccato per questo errore e il mancato taglio fuori da parte dell'Andrea Costa.
Il gioco a due tentato da Bossi all'indirizzo di Cannavesi. Anzi, scusate, si tratta di Vincenzo Pipitone, giocatore con la maglia numero 19 che debutta in campo, il nativo di Erice, provincia di Trapani. L'anno scorso era il cambio di Benfatto in quel di Ferrara, in Silver, ha incrociato i guantoni anche con Imola. Poco spazio per lui, 11 minuti nella esperienza in terra emiliana per Vincenzo Pipitone, che si accomoda in lunetta per due tiri liberi. Inutile notare come poi tutti i giocatori di Trieste under 22 facciano parte o abbiano fatto parte delle nazionali giovanili di categoria, dunque effettivamente, come dicevamo in sede di presentazione, non a caso Trieste è la squadra che più fa giocare i propri giovani. 2-2 per Vincenzo Pipitone e tutti i 10 giocatori della squadra ospite sono entrati in campo già dopo 15 minuti. Si prende un tiro, Leandro Washington segna con continuità l'Andrea Costa, che fino a questo momento è priva di quelle pause offensive che ne hanno caratterizzato un po' ogni partita. Forse passi di Landi, molto macchinoso nel suo controllo di palla, alla fine rischia di perderla. Mancano 7 secondi per il tiro, azione involuta per l'Arma Trieste, alla fine ci prova Bossi, l'errore, rimbalzo in cielo di Carvel Anderson, Imola deve spingere, più 7 per l'Andrea Costa, dentro Hassan, fuori il pallone per la tripla aperta di Francesco Amoni, primo e secondo ferro, non premiata la costruzione dell'attacco imolese. 2 minuti e 50 secondi, 36-29, Trieste è sempre lì, ma è un'Imola molto bella. Ancora Stefano Bossi, indemoniato, si arresta e tiro, 2 per Bossi. Gran bel giocatore questo triestino prestato da Trapani, dove l'anno scorso in Silver giocava 15 minuti a partita segnando 4 punti ad agacciata di scarpe. Lui che si è formato a Trieste ma si è trasferito a Udine per cominciare a fare sul serio nella stagione 2010-2011. Minuti e 32 secondi, 36-31, ecco la tripla di Carvel Anderson che si nasconde per un po', 11 punti con 4 tiri per Carvel Anderson, che non sta sprecando niente, la grande umiltà di un giocatore che è leader in tutti i sensi, ma dall'altra parte Baldasso ne mette altre 3, Trieste si sveglia allora in tutti i sensi. 39-34, Trieste segna con continuità, torna a meno 5 ed è un'Imola che è in attacco, però questa sera sta facendo vedere grandissime cose, ma è in difesa che sta un attimo perdendo qualcosa la squadra di Ticchi. Ancora un tentativo di Imola che rifiuta la tripla con Leonard Washington che gioca centimetri a favore nei confronti del proprio diretto avversario. Qui l'errore di Amoni, doppio tap-in da parte di Leonard Washington, altri 2, Imola sfonda i 40, il recupero di Gerardo Sabatini, 41-34, extra possesso per Imola. Carvel Anderson, mezza idea per la tripla, si arresta, tira con la mano in faccia del difensore, l'errore, rimbalzo di Stefano Bossi, buon tiro comunque per Imola che era in forte transizione, poi il rientro difensivo è imperfetto per Imola, ma Trieste non ne approfitta con l'errore di Aristide Landi, si prende tutti i fischi del Pararuggi, 1-10, con calma ora Leonard Washington, varca linea centrale di metà campo, si riparte da Norman Hassan, Gerardo Sabatini, un minuto tondo tondo, Imola 7 di vantaggio, sarebbe importante andare a riposo con una dote di questo tipo. Amoni tira in galleggiamento, gran canestro di Amoni, Imola segna con una continuità mostruosa, già 23 punti segnati in questo secondo quarto, 43-34, rimaniamo in cronaca con Bossi, scambia con Pipitone, ancora una tripla di Bossi, questa volta l'errore, sfugge il rimbalzo anomalo a Leonard Washington. 10 secondi per il tiro ospite, il fallo di Amoni che viene disorientato dalla finta di Bossi.
Partita velocissima, Alessandro, non c'è veramente una soluzione di continuità. Imola avanti di 9. E che fisicità anche da parte di Washington, che ha provato anche andare a schiattare sul rimbalzo, sull'errore di Amoni, poi con velocità, con inerzia è riuscito a prendere il pallone. Adesso giustamente esce tra gli applausi, ha fatto un secondo quarto a mio avviso veramente importante dopo un inizio non proprio dei suoi. Anche Bologna non era stato molto disattento, soprattutto a rimbalzo, non era riuscito a fare quello che gli capita con la sua energia tutte le domeniche. Sbaglia entrambi i tiri liberi Stefano Bossi, poi però Trieste recupera un altro possesso. Ticchi chiede timeout in caso di canestro Giuliano, 5 secondi per il tiro, ancora Bossi, ancora lui che prova ad andare dentro, poi tira all'errore, rimbalzo conquistato da Imola, 8 secondi per il tiro, il grande numero di Prato che però perde palla lasciando l'ultimo tiro a Trieste, attenzione, Parks va fino in fondo e segna. Mani nei capelli per Ticchi, non è finita la partita, mancano 5 decimi, tutti i giocatori triestini avevano preso la via degli spogliatoi, curiosa questo siparietto, mancano 5 decimi, Ticchi è ancora impietrito con le mani sulla testa, Ticchi aveva chiesto time out prima dell'ultima azione di Trieste, certo è che Imola aveva 9 punti palla in mano. Perso palla, Trieste ha segnato il meno 7. Peccato che l'Andrea Costa si sia un po' addormentata a rimbalzo dopo l'uscita di Washington, ha lasciato 2 rimbalzi, non ha fatto taglia fuori, Trieste non ne ha approfittato, Imola ha anche recuperato un bel pallone in difesa, Prato ha cercato la magia che era raddoppiato, mancava 8 secondi mi pare, e dopo è stato molto bravo Parks, però l'Andrea Costa ha fatto questi ultimi 2 minuti che sicuramente negli spogliatoi Coach Ticchi dovrà parlare con i suoi. Eh sì, perché insomma con quell'ultimo possesso di Prato si poteva veramente trovare intanto il massimo vantaggio, si poteva andare a riposo con 11 punti di vantaggio e sarebbe stato anche dal punto di vista del morale tutta un'altra cosa, e poi anche in difesa non siamo riusciti a limitare Parks. Ora mancano 5 decimi, non capisco per quale motivo Imola non riparta con il pallone a centrocampo. Luca qui vicino a me mi fa notare che la regola del centrocampo è solamente per le fasi finali della partita. Il tiro indirizzato molto bene da parte di Gerardo Sabatini, tocca la retina ma va ben lontano dal trovare la tripla clamorosa, e allora finisce con il più 7, 43 a 36 il primo tempo, 11 di Anderson senza strafare, 10 di Washington, 6 per Maggioli, 5 per Amoni, briciole per gli altri, molto più distribuiti i punteggi di Trieste che è stato autore di un secondo quarto da 20 punti segnati, 7 di Parks, 6 di Baldasso, 5 a testa per Pecile e Bossi. Siamo pronti per il secondo tempo di questa sfida valevole per la terza giornata di ritorno del campionato di A2 Est. Andrea Costa Imola contro Alma Trieste, i primi 20 minuti si erano interrotti sul più 7 Imola, 43 a 36 Imola che è sempre stata avanti, toccando il più 10 sul 34 a 24. Un'occhiata anche alle cifre, Imola tira con un 48% totale, non disprezzabile. Con il 52% da 2 e il 41 da 3, 5 su 12, percorso perfetto ai liberi ma appena 4 tentati e segnati, 18 rimbalzi, 5 di questi da Maggioli, pochissime palle perse da una parte e dall'altra, 4 ne ha perse Imola, 6 ne ha perse Trieste, Trieste tira col 37%, in particolare 5 su 16 da 3 punti, 7 su 10 ai liberi, computo dei rimbalzi praticamente speculare, 19 per Trieste, 18 per Imola. Ecco, questo esiguo numero di palle perse, 6 per Trieste, 4 per Imola,
raccontano di una bella gara, perché comunque nonostante si viaggi ai 1000 all'ora, le squadre gestiscono i possessi in maniera molto oculata. Sì, sì, assolutamente, è stata una partita godibilissima, break e anche contro break da parte di Trieste. Sicuramente, a mio avviso, vedremo sulla falsa riga di questo primo tempo, questa seconda frazione. Ovvio che Imola non si deve deconcentrare, perché Trieste è sempre in agguato, è una squadra molto speculare. Imola ha tante armi e quindi sarà molto lunga. Torna a meno 5 l'Alma Trieste, che mi sa che ce la ritroveremo fianco a fianco fino alla fine. Leonard Washington prende il fallo, penso di Parks, sì, è il secondo fallo di Parks. Abbiamo già detto di come Trieste abbia rinunciato in settimana a Risto Zakharjev, ingaggiando Roberto Nelson. È curioso il fatto che Zakharjev all'andata fu proprio il giocatore che fece più male a Imola, segnò 21 punti e quello rimane il suo high stagionale. Imola, che lo ricordiamo, all'andata perse di 34 punti, tra l'altro è stata la vittoria di più ampio margine di tutto il campionato finora per Trieste. Washington sbaglia il primo tiro per Imola questa sera, 44-38. Bella difesa da parte di Maggioli, che interrompe il gioco a due tra Pecile e Landi. Pecile, che ha giocato praticamente quasi tutto il secondo tempo in panchina. Un giocatore molto diverso anche fisicamente per la sua chioma, da come eravamo abituati a vederlo nei primi anni della sua carriera, no? Con quei capelli lunghi caratteristici di Sunshine, come veniva soprannominato e come viene soprannominato il giocatore triestino. Brutta palla nel frattempo con Anderson, che fa un passaggio un po' così debole, e Nelson capitalizza dall'altra parte il suo quarto punto. Trieste con Nelson, Prandin, Parks, Landi e Pecile. Imola è con Sabatini, Anderson, Hassan, Washington e Maggioli, cioè col suo quintetto base. 44-40, la sensazione è che Trieste veramente farà fatica a vendere la propria pelle senza difenderla in maniera veramente folle. Sì, sì, o corre oppure morde in difesa, oppure prova a recuperare palloni, ne approfitta quando vede negli occhi la poca cattiveria dell'Andrea Costa, che in questo caso pare che siano entrati in campo per il secondo tempo in maniera piuttosto soft, un po' come succedeva spesso nei vari inizi di partite, nelle prime gare di questo campionato nel girone d'andata. C'è poco da dire, l'Andrea Costa è una formazione che ha dimostrato tantissimo talento e tantissime frecce a proprio arco, ma deve comunque stare lì con la testa, deve cercare di giocare sempre al massimo della concentrazione. Si va sotto sulle tacche da Leonard Washington, che sbaglia, prova a recuperare il rimbalzo, si accende una mischia, la prende proprio Leonard, apre fuori per Norman Hassan, Gerardo Sabatini fuori per Maggioli, che prende e segna. Michele Maggioli ha questa capacità di riuscire a segnare in ogni circostanza, sempre dalla stessa mattonella, ma senza praticamente guardare il canestro o senza prendersi il tempo per riflettere. Due grandi punti per il giocatore con la maglia numero 5 dell'Andrea Costa. Un po' di pausa per consentire l'intervento dei ragazzi che puliscono il parquet. Un commento anche a quanto visto finora da Luca Monduzzi. Sì, dicendo, partendo dal fatto che sottoscrivo pienamente il discorso su Maggioli, e diciamo che questo finale di secondo quarto e un po' anche l'avvio di questo del terzo hanno confermato il fatto che Trieste è una squadra che sicuramente non molla mai e non mollerà mai fino alla fine, e ad ogni fiammata di Imola ha trovato sempre la controreplica da parte di Trieste, e se da una parte prima era stato Parks a trascinare i suoi, dall'altra giocatori come Bossi ma anche Baldasso,
e in questo caso abbiamo visto anche Nelson entrare un pochino più in partita, adesso in questo caso Dalmasson forse non a caso gli sta dando spazio fin dall'inizio in questo terzo quarto dopo aver iniziato in panchina. E due recuperi di Parks hanno portato Trieste fino al meno 4 e sicuramente la partita è molto bella, entrambe le squadre giocano un basket molto veloce, molto frizzante, con grande spazio all'attacco e sicuramente ci sarà da divertirsi. In questo caso vediamo anche un veterano come Prandin, sicuramente metterà la sua firma e sicuramente ci sarà da divertirsi e da soffrire fino alla fine per Imola. 4-6-4-2 sul bel canestro di Prandin. Che bel gioco a due tra Hassan e Maggioli, spezzato ancora da una penalità nel cuore dell'area. Il fallo è ancora di Aristide Landi, che commette la sua quarta penalità, e questa è una gran bella notizia perché fisicamente parlando Landi è l'unico che può tenere i lunghi di Imola. Sicuramente, e poi soprattutto in allontanamento può partire in uno contro uno sia contro Maggioli che contro Washington caricandolo di falli, e inoltre può anche tirare da fuori, un giocatore che ha tante armi. Quindi buon per l'Andrea Costa se adesso starà un po' a sedere. Prende la tripla Leonard Washington, è un tiraccio un po' fuori dagli schemi, ma Imola sta un po' rinunciando alle conclusioni di Carvel Anderson, che è un po' timido questa sera. Grande palla conquistata da Sabatini. Anderson ancora una volta non va fino in fondo, perde un altro pallone inspiegabile e dall'altra parte arriva il fallo di Hassan. Non pensi anche tu, Alessandro, che l'atteggiamento di Carvel sia un po' timido questa sera? Non so, dando un'occhiata alle statistiche, ha tirato appena 6 volte, segnando tra l'altro 11 punti. Giocatore che segna 18 a partita, è giusto mettere in movimento tutti i giocatori, però mi sembra che, come se stesse un po' aspettando che la partita salga di tono. È così, parlavamo nel primo tempo che Imola poteva essere una cooperativa, che avevano segnato in 8 giocatori, muovendo molto la palla, sta aspettando probabilmente il suo momento, come è successo a Bologna. Quando si sente caldo può dare 3 o 4 conclusioni un po' ignoranti, come capita spesso. Speriamo che si svegli presto e che possa ricreare un piccolo fosso per i biancorossi di casa, anche perché anche oggi Fabrizio, tantissima gente, oltre 1500 spettatori, anche con qualche tifoso ospite accorso qui direttamente da Trieste. Bella l'atmosfera del Palaruggi, speriamo di non avere una seconda sconfitta consecutiva. Tichi si è rifugiato in un time out per parlarci sopra. Escono comunque gli stessi 5 dalla panchina, ovviamente sono gli stessi che hanno cominciato il terzo quarto. Dall'altra parte è pronto in lunetta Roberto Nelson. Un giocatore completamente diverso rispetto a Zakhariev, che pure aveva un curriculum di primo livello perché aveva giocato in qualche squadra italiana, compresa la Fortitudo Bologna, e in Bulgaria aveva vinto praticamente tutto quello che si poteva vincere, ma non era il giocatore ideale per la squadra triestina e allora è stato tagliato proprio in settimana. Torna nel frattempo a meno 2 l'Alma sul 2-2 di Nelson, che arriva a quota 6. Attenzione Imola, 6 secondi per il tiro, va dentro Gherardo Sabatini, prende un'iniziativa anche lui, va a segno anche il bolognese ex Treviglio. 9 giocatori a segno per Imola, il solo Sgorbati, che tra l'altro non ha visto il parquet, non è andato a segno. 6 minuti, Imola più 4, ecco Nelson, si butta dentro, apre per la conclusione centrata da parte di Pipitone, con un meccanismo di tiro molto poco arcuato. Vediamo un po', va dentro Hassan, subisce il fallo in percussione. Secondo fallo di Pecile, un po' appannati i terminali offensivi di Imola, perché
manca un po' il giocatore che in questo momento possa tirare fuori le castagne dal fuoco. L'iniziativa di Sabatini, un po' solitaria, vista poco fa, ne è stata una chiara dimostrazione. Maggioli fuori, prende un tiro da tre punti, l'errore, il rimbalzo di Parks nel pitturato. Scorribanda di Prandin, esce e rientra il veneziano, palla persa, robaccia del numero 17 di Trieste. Prova a far ordine Sabatini, apre fuori per Hassan, da tripla di Norman Hassan, che torna a segnare punti dopo la tripla iniziale, 51-44, lo squillo del riminese. Sì, ha fatto tre cose quasi di fila molto interessanti, un passaggio al volo per Maggioli, due azioni fa una bella penetrazione dentro l'area che ha preso un fallo subito, e adesso una bella tripla che ha dato ossigeno a quest'Andrea Costa, che ha fatto un paio d'attacchi sicuramente non molto positivi prima della penetrazione di Sabatini. Si accascia al suolo Parks come travolto da un fulmine. Il fallo in attacco è di Leonard Washington, terzo fallo per il nativo di Lake Charles. Fuori Prandin, è un cambio fra i playmaker di Dalmasson. Rientra in campo Stefano Bossi, giocatore che ha dimostrato la sua intraprendenza nel corso del secondo quarto. Fuori Anderson, rientra in campo Prato, che ha fatto delle bellissime cose nel primo tempo. Ecco, la speranza è che Prato, come spesso ha dimostrato di esserlo, possa fungere un po' da giocatore che possa prendersi la squadra in mano. È il giocatore che in questo momento Imola necessita. Sul più 5 per la squadra di casa, altra palla persa da Imola, scusate, da Trieste. Recuperano i biancorossi di casa. Sabatini vede lo spiraglio, si butta dentro, smista per Patrizio Prato. Il suo tiro si incastra fra ferro e tabellone. La rimessa sarà comunque imolese per la regola della freccia. Con 14 secondi sul cronometro e 4 minuti e 13 dalla fine del terzo quarto. Conciliabolo fra gli arbitri e il tavolo, c'è anche Ticchi che chiede lume alla panchina, non capiamo per quale motivo. ...13 secondi, allora si riprende da quanti secondi erano in qualche modo rimasti sul cronometro, sul tiro di Prato, che riceve palla in questo momento, marcato da Roberto Nelson, riceve Maggioli dai 5 metri, questa volta non tira. Che brutta cosa, Maggioli non si era accorto che stavano scadendo i 24 secondi, o meglio i 13. Palla persa Imola, e allora arriva il doppio cambio che tanta fortuna ebbe per Imola nel primo quarto. Amoni e De Nicolao dentro per Maggioli e Sabatini. Sì, c'è bisogno di cambiare qualcosa, c'è bisogno di trovare di nuovo un po' di forze fresche e soprattutto lucidità, perché sin d'ora Imola sembra che ne abbia ben poco, soprattutto in attacco. Altro fallo, partita molto interrotta in questa fase. Nel frattempo Alessandro sta viscorrendo un po' il sito dailybasket.it, insomma l'anticipo ha visto la vittoria di Roseto in quel di Brescia, e dunque questa, intanto la gran stoppata di Leonard Washington che cancella il tentativo di Nelson. Dicevo, questa partita per Imola può significare in caso di vittoria addirittura il meno 2 rispetto alla capolista, ma insomma è prematuro parlarne, ma è un dato di fatto comunque. Leonard Washington, raddoppio di marcatura, fallo su di lui, due tiri liberi per Leonard. Importante anche ricordare come Imola in questo girone di ritorno abbia le partite in casa contro le, direi, squadre più forti del campionato. Pensiamo a Mantova, Roseto, Verona, Treviso. Solamente la trasferta di Brescia si rivela un po' proibitiva nel girone di ritorno, ma insomma, avendo queste compagini da ospitare qui al Palaruggi, il fattore campo deve essere quanto mai fondamentale. Assolutamente, quest'anno si è ricreata una bellissima atmosfera, cioè a dire,
a maggior ragione grazie a questi ragazzi che stanno facendo un campionato strepitoso. Hanno vinto ben 6 partite sulle 8 che sono state disputate al di fuori del Pallaruggi. Qui al Pallaruggi hanno comunque divertito, hanno sbagliato completamente il match solamente con la capolista Brescia. Del resto con Ravenna sappiamo tutti com'è andata, perso solamente di un punto allo scadere con quel bel canestro di Casini. Il campionato è sicuramente interessante, e anche adesso avete visto la grande difesa dei ragazzi di Kotstik. Scadono i 24 secondi, bella difesa Imola, poi sul rimbalzo Pipitone e Hassan sgomitano un po', nulla di particolare. Chiama schema Tiki qui davanti a noi, un po' preoccupati i giocatori in panchina e la dirigenza imolese, perché questa Trieste, che in classifica è piuttosto attardata rispetto a Imola, è veramente squadra rognosa. 5-2, 4-6, 2 minuti e 50, è un terzo quarto sicuramente meno spettacolare rispetto ai primi due. Altro fallo lontano dalla palla sul taglio di Prato, che è bravissimo nel prendersi le penalità. E insomma Trieste ha esaurito il bonus, quindi saranno 2 tiri liberi per Patrizio. Prato che in questa stagione viaggia in doppia cifra, così come faceva l'anno scorso quando segnò 12 punti in 30 minuti, il giocatore nativo di Buenos Aires, classe 1979. Che dopo le 2 stagioni in quel di Imola nel 2010 e nel 2011 era tornato in patria, prima con Lanús e poi con il Boca Juniors, prima di tornare in maglia imolese. Sbaglia qualche libero di troppo Imola, già 4 sbagliati se non vado errato nel terzo quarto, più 7 comunque per la compagine di casa. Pars galleggia in aria in allontanamento, 2 punti per un giocatore molto interessante come Jordan Parks, che è il miglior marcatore della propria squadra, nonché l'unico in doppia cifra per i suoi. Qua gran canestro di Norman Hassan, che segna con le mani in faccia di tutta la difesa da Giuliana. Si è visto tutto il pubblico alzarsi in piedi con entrambe le braccia, anche perché se sbagliava sicuramente sapeva già di andare in panchina e prendersi qualche lavata di capa o dal proprio allenatore. Buon per lui che l'ha messa dentro, meglio per Imola che respira ancora e torna più 8. Anche in questo caso però c'è da dire, essere sinceri, Trieste aveva difeso molto bene, anche in questo caso c'era il raddoppio addirittura dalla linea da 3 punti e Hassan ha fatto veramente un gran canestro. Trieste squadra veramente poco spettacolare ma molto concreta, una squadra che davvero ha creato con insomma giocatori giovani e gregari, perché alla fine di nomi importanti a parte Pecile non c'è nessuno, ma è una squadra veramente veramente tosta, e stupisce francamente vedere come abbia solamente 8 vittorie al proprio attivo a fronte di insomma un bel numero di sconfitte. Il Lunetta, Pecile, 0 su 2 di Pecile, francamente non lo ricordo in tutta la sua lunga carriera, giocatore di solito molto preciso della linea. Tra l'altro Pecile è il secondo tiratore da 3 punti del campionato con il 43%. Singolare errore in coppia dalla Lunetta per il Patch, che ce lo ricordiamo anche in maglia riminese per una stagione nel 2009-2010 in Lega 2. Qui nel frattempo Imola ha la possibilità di andare al più 10. Vi diciamo subito che così non sarà. Imola sbaglia ancora un tiro libero, ne ha già sbagliati sì 4 con questo di Amoni, che almeno realizza il secondo. Amoni arriva a quota 6, 57 a 48. Imola raggiunge
quel più 9 che aveva toccato solamente al 19esimo. Nel frattempo minuti di riposo per Leonard Washington, rientra in campo Carvel. C'è bisogno perché nell'ultimo quarto sarà durissima ancora, la partita non finisce qui anche se vai sopra di 10 o 12. Abbiamo visto che Trieste ha tante risorse, può anche correre, è una formazione che è molto indigesta a noi, l'aveva mostrato anche nella partita di andata dove Imola, a dire il vero, quel venerdì sera non andò mai in campo, ci andò solo col fisico ma non con la testa, subendo ben 34 punti sul groppone. Questa sera è di nuovo, nonostante un giocatore, un americano, arrivato solamente mercoledì e che ha fatto solamente tre allenamenti con la squadra, sta dimostrando di essere una bella squadra, plasmata molto bene da Coach Dalmasson. Due punti anche per Baldasso, che arriva a quota 8, l'ex Matera, l'anno scorso 7 punti a partita in 22 minuti in silver. Prende e tira Amoni l'errore, rimbalzo Parks, 1 minuto 57 a 50. Si è abbassate come il punteggio, Imola lo ricordiamo segna quasi 80 punti a partita. Parks va dentro, prende il fallo di Preti, molto dubbio. E Ticchi non le manda a dire al trio arbitrale, che tra parentesi è composto dai signori Scrima, Bonfante e Scudiero. Allora, onestamente non ho visto bene, che ero coperto da alcuni giocatori. Il metro nel primo tempo è stato piuttosto permissivo, hanno lasciato correre parecchio. Adesso probabilmente, visto anche questo tipo di partita che ha cambiato un pochino, si fa un po' fatica a segnare, si fa un po' fatica a penetrare, probabilmente anche gli arbitri hanno voluto premiare il giocatore americano di Trieste in questa penetrazione. Segna Parks. ...15 punti e 5 rimbalzi per Parks. Imola continua a tirare sempre abbastanza bene, 57%, sono aumentate le percentuali di Trieste, che ora tira col 42, 57 a 52, non fischiato il fallo su Carvel Anderson, prende la tripla, Preti di tabella, magia dall'angolo, Preti di tabella, sfidando ogni legge della fisica, la reazione di Preti con la mimica è tutto un programma, neanche lui sa come ha fatto. De Nicolao il recupero, va fino in fondo e schiaccia! Schiaccia De Nicolao, il più 10 Imola! Due magie dei gregari, Preti e De Nicolao, a stampare il 5-0 Imola sul finire del terzo quarto. Ci voleva! 6-2-5-2, attacca Prandin, si butta dentro, altra magia di Prandin! Tre grandi numeri a chiudere il terzo quarto, ma che magia in campo negli ultimi 30 secondi. Grandi giocate sul finale, Alessandro. Mamma mia, come in un minuto si è infiammata questa partita. Stavi dicendo proprio prima che questo terzo quarto era meno spettacolare, con meno canestri. Si è visto nell'ordine un bellissimo canestro, veramente incredibile da parte di Preti, di tabella laterale da tre punti, poi dopo una schiacciata di De Nicolao, che questa stagione ne abbiamo viste ben poche, anche in contropiede, vuol dire che ha acquisito assolutamente sicurezza, e poi ovviamente un altro bellissimo canestro di Prandin, che dimostra ancora come questa partita non sia mai finita e bisognerà sudare fino alla fine. Clamoroso tutto quello che abbiamo visto alla fine del terzo quarto, la tripla dall'angolo di Preti colpendo il tabellone e poi andando a segnare con l'aiuto del ferro, poi la schiacciata di De Nicolao, signori, De Nicolao è alto 1,85, grande gesto tecnico in contropiede del padovano, e poi Prandin nel traffico è riuscito a segnare il meno 8. Trieste è sempre lì, non è mai andata sotto i 10 punti di svantaggio, è sempre rimasta lì, ma importante per Imola, è sempre rimasta sotto, nonostante sia riuscita
a tornare al meno 2 al 25esimo minuto sul 46-44. Già in campo il quintetto scelto da Dalmasson con Prandin, Nelson, Parks, Baldasso e con il numero 4 Andrea Coronica. Invece Giampiero Ticchi sceglie De Nicolao assieme a Prato e Anderson e sotto canestro Amoni e il confermatissimo Preti. Dunque ancora riposo sia per Maggioli e sia per Leonard Washington, che saranno fondamentali nelle ultime pieghe della partita. Comincia l'ultimo quarto, pallone nelle mani dell'Alma Trieste, tra l'altro sponsor nuovo di Zeca, quello della squadra giuliana. 9 minuti e 45 secondi tutti da vivere, infrazione di passi di Jordan Parks, irretito dalla difesa di Amoni. Ma non ho visto in questo caso per bene, comunque non ha protestato nessuno dalla panca, quindi probabilmente ci poteva stare questa infrazione. Adesso vediamo, saranno 9 minuti e oltre 30 secondi tutti da gustare per i tifosi molesi, che anche durante i 2 minuti di pausa hanno fatto sentire proprio calore ai ragazzi di Coach Ticchi. Assurdità di Parks, attenzione perché Parks ha stoppato un pallone che però era praticamente, non poteva andare a canestro ed era sotto il livello del ferro. Sarà interessante capire cosa faranno gli arbitri. A buon senso non possono essere convalidati i 2 punti di Imola, perché il pallone era chiaramente lontanissimo dal ferro, però Parks ha fatto una vera e propria baggianata. Vediamo un po' cosa scelgono gli arbitri. 2 punti mi sembrerebbero un po' ingenerosi verso Trieste, anche perché la palla era chiaramente indirizzata lontano dal ferro. Però da regolamento vediamo un po', è importante anche quello che decideranno gli arbitri. C'è questo conciliabolo sotto canestro triestino, si va al tavolo, si accettano scommesse. Vediamo un po', secondo me non verranno dati 2 punti di Imola a Imola, perché l'arbitro sta spiegando a Ticchi qualcosa e Ticchi non è proprio d'accordo, ma fa buon viso a cattivo gioco. Vediamo però come si riprenderà, perché Alessandro, probabilmente se non convalidano il canestro è palla di Trieste a questo punto, perché non capisco, c'era stata la stoppata, ingenuità o meno dal regolamento. Onestamente, se la parabola è discendente, in teoria il canestro è valido. In teoria, però c'è da dire che non era proprio sul ferro, quindi bisogna capire gli arbitri in che modo stanno valutando questa situazione. La faccia di Coach Ticchi era tutta un emblema, sicuramente poco contento. Adesso vediamo questo time out chiamato dagli arbitri come si conclude. Luca. No, diciamo, sono diverse interpretazioni, a meno che magari pensavo l'arbitro non possa pensare che la palla avesse già toccato il canestro e fosse già comunque in parabola discendente fuori dal canestro, il tabellone, a meno che non avesse toccato il tabellone e fosse già, stesse già per essere rimessa in gioco. Ma chiaramente così, a una prima occhiata, l'azione di Parks è proprio sembrata un'ingenuità palese, perché un tiro, capiamo tutti che il primo insegnamento che dicono, non toccare un tiro che tocca il tabellone per evitare azioni di questo tipo. In caso vediamo come la diversità magari rispetto alla Serie A, in Serie A un instant replay come si utilizza avrebbe potuto risolvere le cose, in questo caso gli arbitri devono andare a memoria, cercare di ricostruire l'azione nella loro testa, magari affidarsi anche al buon senso dei giocatori e prendere una decisione. Vediamo un po', certo che la decisione di dare la palla a Imola forse è la più strana, nel senso che la palla comunque sarebbe stata di Trieste, ecco. Detto questo, dopo questa lunga pausa si ricomincia, Imola con la palla in mano. Allora, per mettere a posto tutti bisognerebbe andare a segno da 3 punti. Ci prova Preti, l'errore, tappin volante di... E questa volta è buono. Tappin volante di Amoni.
E questa volta forse che la stoppata poteva essere stata buona. Gli arbitri segnalano i due punti ad Amoni, buon per Imola che torna a più 10, 6-4, 5-4. Prandin si butta dentro, grande marcatura di De Nicolao, il fallo di De Nicolao. Si accendono un po' gli anime del pubblico, per fortuna le panchine rimangono assolutamente tranquille. Rimessa a lato per l'Alma Trieste, il blocco a liberare Roberto Nelson, c'è Baldasso che prova a ricevere l'anticipo di Prato che difende come un matto su di lui. Ancora Nelson, grande difesa di Imola, si arresta il gran pallone di Nelson per il canestro di Coronica che si lamenta per un fallo subito con il contatto sul proprio braccio. Imola ne mantiene 8 di vantaggio, 6-4, 5-6. Anderson smista per De Nicolao, Amoni sempre fuori dall'arco, vuole la palla sotto Francesco Amoni, prende la tripla invece De Nicolao, è un cross, bravissimo, bravissimo Preti a far calamorare la palla sul corpo di un giocatore, Giuliano, sul corpo di Baldasso. Il problema per Imola è che mancano 3 secondi al termine dell'azione, 8-18 alla fine invece della partita. Vediamo cosa sceglierà di fare Imola con 3 secondi sul cronometro. Rimessa di Prato, andrà a ricevere Amoni, difficoltà di controllo e palla persa di Francesco Amoni. E l'Alma Trieste può continuare a crederci. Pallone nelle mani di Baldasso. Prandin ancora per Baldasso, riceve Nelson che tira da 3 punti per riaprirla, l'errore vola in cielo. Coronica che poi sbaglia il tapin ma prende un altro rimbalzo. Roberto Nelson, questa volta la marcatura su di lui è di Carvel Anderson, molta confusione, alla fine l'ultimo tocco è di un giocatore di Imola. Questa volta sono 2 i secondi che Trieste ha a disposizione. Ora veramente in campo si fa fatica a capire una certa logica. Stiamo in cronaca per gli ultimi. Ma Prandin prova un trucco, prova a far calmorare la palla su un giocatore di Imola. A momenti l'azione per lui è fruttifera, ma il tiro è scentrato. La cosa bella per Imola è che questo minuto di confusione è passato e gli 8 punti rimangono. Peccato però che in questi oltre 3 minuti mi pare di sosta dovute agli arbitri che probabilmente stavano pensando qual era la regola migliore da applicare. Le squadre si sono raffreddate, c'è stata parecchia confusione, il pubblico si è scaldato troppo, probabilmente ci sarà anche la multa per la società dell'Andrea Costa. Peccato veramente, peccato, perché il pubblico è stato molto, molto caloroso con i propri tifosi, e far pagare e pagare per questo tipo di situazioni poco chiare non è il massimo. 7 minuti e spiccioli alla fine, una vittoria per Imola vorrebbe dire avvicinarsi ancora di più alla testa della classifica, toglie le castagne dal fuoco Francesco De Nicolao con 2 punti con l'aiuto del tabellone, 10 di vantaggio per Imola. Trieste rischia di perderla, Coronica sulla marcatura asfissiante di Patrizio Prato, il quasi recupero dell'argentino che non sta facendo sentire i suoi 36 anni. Patrizio Prato, quando è in condizioni fisiche ottimali, è ancora un giocatore che fa la differenza. Fuori Prandin, rientra in campo Sunshine Pecile. E qui Imola obiettivamente ha la possibilità di mettere una serie ipoteca qualora riuscisse a sfruttare bene 2 difese e 2 attacchi, potremmo arrivare addirittura a mettere qualche punto in più fra Imola e Trieste. Altra palla persa, Trieste ha già sprecato 2 o 3 azioni palla in mano. A questo punto paiono un pochino stanchi nella rincorsa di prima, aver speso un po' troppe energie,
ha sbagliato veramente tanto, tanto in questi ultimi due minuti anche loro. Ma c'è da notare, Fabrizio, la totale assenza negli attacchi dell'Andrea Costa di Carvel Anderson. Spero che adesso mi smentisca subito, come è successo in passato, ma anche in questo secondo tempo, oltre a non segnare neanche un punto, mi pare che non abbia proprio tirato. Palla loro. Bella lotta sotto fra Mazzoli e Landi, che si contendono la palla come fosse un figlio. 6-6, 5-6. 10 di vantaggio per Imola, è il massimo vantaggio, toccato in svariate circostanze per l'Andrea Costa, che ha la palla per allungare ancora. Vediamo un po'. De Nicolao marcato da Pecile, ecco Anderson, servono i suoi punti, marcato da Baldasso, si rivà ancora da De Nicolao che alza questa preghiera! 8 di De Nicolao, uno più difficile dell'altro. Coach Tighi lo sta lasciando in campo anche dopo la schiacciata e ha ragione, anche in questo caso ha ragione lui, lo vede bene, sta facendo veramente bene De Nicolao a far girare la squadra, ha avuto dei vuoti anche lui come i suoi compagni, ma anche in questo caso ha fatto due azioni veramente da leccarsi i gomiti. Snodatissimo Jordan Parks, che ha una grande elevazione, due braccia lunghissime che arrivano un po' ovunque, sfortunato in questo caso nell'appoggio a canestro che poteva valergli il canestro e fallo. Giocatore tra l'altro precisissimo dalla linea, Jordan Parks. Due su due per il nativo di Staten Island. 6-8, 5-8, 6 minuti scarsi alla fine della partita. Mazzoli riceve, ribalta, vediamo se la tocca Pecile. No, non la tocca. Vediamo se Pecile ammette. Sì, Pecile ha ammesso di averla toccata. Grande gesto di sportività del triestino che ammette di avere sfiorato la palla. Applausi di tutto il pubblico del Pallaruggi. Bel gesto di sportività. Rientra Washington per il positivo Amoni, qualcosa in più di un gregario Francesco questa sera. 5 e 46. Ovviamente spesso andremo a fare i conti col cronometro. Anderson apre il tiro per De Nicolao che era on fire, rimbalzo di Roberto Nelson che corre, passaggio avventato però per Pecile, molto difficile far passare il pallone schiacciato fra due giocatori avversari che inevitabilmente la toccano. Fuori Anderson, decisione coraggiosa di Ticchi. Probabilmente è completamente fuori, lo vede fuori partita, lo vede dalla faccia, da come si muove, che pensa più a passare la palla, magari fra 30 secondi lo rimette in campo, vedremo, e ritorna rinvigorito. Vediamo se gli dirà due paroline. Rimbalzo in attacco per la squadra ospite, il canestro di Aristide Landi, quinto per lui, e inevitabilmente Trieste è sempre lì. Sì, un atteggiamento, quello di Anderson, inspiegabile. Sei il quarto marcatore del campionato, sei il primo marcatore della squadra di gran lunga, non puoi tirare solo 6 volte in tutta la partita. Spettacolo di Jordan Parks, testa ormai dentro l'anello e l'Alma ritorna a meno 6, dal meno 12 al meno 6, 6-8, 6-2. Siamo entrati, signori, negli ultimi 5 minuti dell'incontro, che Imola vive con 6 di vantaggio e palla in mano. Vuole la palla Leonard Washington, la riceve sulle tacche, non se la gioca contro il proprio diretto avversario perché si va da Prato, sfortunata la sua conclusione dai 6,75. Ticchi chiamerà time out alla prima interruzione. Vediamo un po', Roberto Nelson, Trieste per provare a riaprirla, si va con Aristide Landi, si prende la tripla, vediamo un po', l'errore, rimbalzo conquistato da Prato. Sembra un po' di rivivere quello che era successo 7 giorni fa a Bologna, ovviamente a parti invertite, con Imola brava a tornare sotto, ora deve essere brava la squadra di casa a non farsi recuperare. 4 minuti e 8 secondi, il fallo commesso da Baldasso, rimessa a lato per l'Andrea Costa con 14 secondi sul cronometro. Alessandro. È lunghissima e può ancora succedere tutto. Avete visto l'Andrea Costa come sta facendo una fatica mostruosa adesso a trovare dei buoni attacchi.
Kostiki ha cambiato comunque tre quinti del quintetto precedente. Nel frattempo Washington, se aveva fatto fatica in precedenza, che è rientrato e subito a freddo un salto dei suoi. Leonard corregge col punto esclamativo, attenzione Pecile dall'altra parte, sbaglia! Lui che praticamente da tre punti segna una volta sì, una volta no, perché tira con il 43% da tre in campionato. Attenzione, la tripla anche per Imola, l'errore Parks in solitudine. Un po' affrettata la conclusione di Gherardo Sabatini, Imola ne mantiene 8 di vantaggio, Landi in avvicinamento contro le mani di Maggioli, rimbalzo in attacco conquistato da Parks che sbaglia, Maggioli a rimbalzo. Bene così, Trieste, ultime 4 conclusioni sbagliate per la buona difesa di Imola. Vediamo se la tempesta è passata. Si va da Norman Hassan, fuori per Patrizio Prato, avvicinamento, mano sinistra, errore, prova al rimbalzo, il fallo di antisportivo. Allora, il fallo secondo me era di Prato, l'antisportivo forse di Landi, potrebbe essere così. Sì, fallo di Prato. Poi la reazione antisportiva di Aristide Landi. E allora dovrebbero essere tiri liberi e rimessa per Imola a questo punto. Vediamo un po'. Non capisco in questo caso l'antisportivo che hanno visto gli arbitri. Onestamente, noi eravamo dalla parte opposta, quindi non è facile da valutare. Onestamente anche a me è sembrato fallo di Prato che voleva fermare il contropiede. Peccato per questo, per quello che è successo, perché è veramente poco chiaro. Non so se si è aggrappato anche Landi a Prato, è anche il quinto fallo, ma onestamente mi lascia molto a desiderare questo tipo di fischiata, così come alcune non fischiate precedenti, di cui una su Maggioli in questo caso. Adesso onestamente non so come sia l'effettiva ripresa del gioco, sicuramente tiri liberi per Imola, per l'antisportivo immagino anche il possesso, nonostante in realtà il fallo fosse stato fischiato a Prato in precedenza, prima della reazione di Landi che è costretto a accomodarsi in panchina per 5 falli. Un'occhiata alle statistiche, a 3 minuti dalla fine Imola che ha tirato molto da 3 punti come suo solito, 8 su 23. 34%, 5 su 22 per Trieste che ha preso un rimbalzo in più e nel secondo tempo ha perso qualche pallone in più, 14 perse per Trieste, anzi 15, 12 per Imola. Prato in lunetta per 2 tiri liberi, sul più 8 per la propria squadra. Sbaglia il primo. Era 4 su 4 il computo dei liberi alla fine del primo tempo, ora siamo a 8 su 13. Segna Prato il secondo, 9 punti di vantaggio, sì, palla in mano per Imola, un antisportivo sanguinosissimo fischiato a Landi, suo quinto fallo, 2 tiri liberi per Imola e addirittura palla in mano, quando in realtà la palla l'avrebbe avuta a Trieste senza l'antisportivo, dunque... Imola con la possibilità di mettere il match in ghiaccio, la grande stoppata questa volta regolare di Jordan Parks. Ultime stille di vita per l'Alma Trieste. Il fallo in attacco fischiato a Canavesi. Il blocco irregolare a 2.33. Tanti fischi questa sera, partita interrotta soprattutto nel secondo tempo. Secondo tempo tantissimo, secondo tempo c'è da dire che Trieste sta difendendo veramente alla morte, sempre in anticipo, mani addosso, sempre anche in questo caso avete visto Pecile su Prato, però sì, alcune fischiate onestamente se nel primo tempo hanno lasciato molto correre, nel secondo stanno evidentemente, hanno cambiato evidentemente
gestione della partita. Anche in questo caso non è bello mai parlare della direzione arbitrale, però in questo caso anche la partenza in passi di Prato non sembrava così, così fallosa. 2 minuti e 5, 9 di vantaggio per Trieste, per Imola. Alla fine sono 3 possessi. Canavesi riceve. Passi di Canavesi. Insomma, Trieste fin qui nel quarto quarto ha segnato un punto al minuto. 8 punti in 8 minuti. Sì, ed Imola però c'è da dire che non ne ha approfittato. Quindi c'è ancora una partita, bisogna stare sempre concentrati. 9 punti in un minuto si possono recuperare, la storia ce lo insegna. Maggioli riceve fuori da Gherardo Sabatini, la sua verve dentro Gherardo, ne mette due Sabatini, quarto per lui, 7-3-6-2, più 11 per Imola che vede il traguardo a 104 secondi. Ora i possessi fra le due squadre sono 4. Però come previsto Trieste è rimasta lì fino alla fine. Baldasso, marcato da Hassan, torna sui propri passi. Baldasso si mette in proprio, bel canestro di Baldasso, 10 punti. Tra l'altro in 11 secondi Baldasso si fa tutto il campo e inventa 2 punti. Imola però già ha varcato la metà campo, 17 secondi da spendere in tutta tranquillità, 1:20 sul cronometro. 9 punti di vantaggio depongono chiaramente a favore dell'Andrea Costa. Riceve Leonard Washington, lontano da canestro, un po' di ball handling per Leonard. Il fallo in attacco fischiato all'americano di Imola, che cade un po' in quell'ingenuità che ne contraddistinguevano le prime partite di campionato. 1:11. Trieste più che altro con la forza della disperazione, perché la squadra giuliana è sempre stata lì a meno 8, meno 9, ma senza mai tornare veramente sotto, tranne che quello sprazzo del 25esimo quando i giuliani erano a meno 2 sul 46-44. Attenzione, seguiamo comunque gli ultimi scampoli di match. Roberto Nelson smista il pallone per il tiro aperto da 3 punti ad opera di Coronica, che arriva a quota 5, 73-67, 6 punti, 2 possessi a 55 secondi. Trieste manda in lunetta Washington. Potrebbe non essere una brutta idea per gli ospiti. E ad ogni modo Alessandro, insomma, la panchina di Carvel fino alla fine della partita è un segnale importante che coach Ticchi ha voluto dare al proprio miglior marcatore. Sì, lui lo conosce bene, è la seconda stagione che è con lui, ci parla tutti i giorni anche in allenamento. È veramente strano in questo caso che lo lascia sotto anche sul meno 6, probabilmente vuole togliergli le responsabilità, un po' come è successo a Mantova, che gli hanno tenuto le mani completamente addosso. Nel frattempo un altro canestro da 3 punti pazzesco da parte di Trieste, che non, veramente non muore mai. Rispetto per questa squadra che senza Landi adesso sta veramente tirando fuori tutto il meglio di sé. Decide di difendere Trieste, fa fallo ora con colpevole ritardo, però, perché a questo punto o lasci andare o fai il fallo subito. Ad ogni modo Nelson ha sparato un altro bengala, meno 5 Trieste, 7-5-7-0. Vediamo un po', due liberi di Prato che possono rimettere 3 possessi fra le due squadre. Prato che ha sbagliato 2 liberi, se non sbaglio, questa sera. Sì, 4 su 6 fino a questo momento da lunetta per il nativo di Buenos Aires. Sbaglia un altro libero. Attenzione, comunque vada, 2 possessi fra le due squadre.
sembra veramente il remake della partita di Bologna, parte invertita, e speriamo naturalmente che anche l'esito sia così, cioè con la squadra in recupero che comunque non riesce a concretizzare. Prato segna il suo sesto punto, 7-6-7-0, time out dal Masson, mancano 33 secondi. Luca Monduzzi. È un finale, chiaramente l'avevamo detto già dalla palla 2 che Trieste era una squadra che avrebbe fatto soffrire Imola fino alla fine, e così è stato. Probabilmente vedendo gli ultimi minuti dell'ultimo quarto, forse poteva sembrare che l'avrebbe fatta soffrire, non fino a questo punto. Evidentemente Trieste aveva ancora benzina per rimanere lucida anche in queste ultime occasioni. Le triple di Coronica e di Nelson magari non sono state affatto triple fuori luogo. Imola sicuramente dal canto suo ce l'ha messo, ha le sue colpe, questi, come segnalato anche precedentemente, le percentuali ai liberi che sono calate in maniera vistosa rispetto al primo tempo, hanno avuto un loro peso anche nel dare un aiutino a Trieste nel recuperare. Ora a questo punto ci sono queste ultime due azioni, Imola cercherà di difendere, Trieste dall'altro suo cercherà ancora una volta una conclusione dall'arco. 7-6-7-0, rimessa Trieste nella metà campo imolese, servito Parks che riceve nel cuore dell'area, due punti di Parks in tre secondi. Imola concede il canestro, attenzione alla rimessa, però servito San che va a sbagliare il fallo. No, due punti validi per Norman Hassan, stoppata irregolare a Parks. Time out ancora per Dalmasson. La grande stoppata di Parks, irregolare, perché evidentemente la palla aveva già colpito il tabellone. Evidentemente sì, non mi sembrava, siamo onesti, a me non sembrava. Mi sembrava più magari che avesse fischiato fallo col corpo da parte di Parks su Hassan. Hassan, a dire il vero, è andato su un po' troppo tranquillo, forse avrebbe dovuto provare ad andare a schiacciare, però oppure provare a fermarsi e aspettare i compagni per magari rubare e limare ancora qualche secondo. Andrea Costa è andata molto bene, è ovvio che Trieste ancora ha segnato ancora, anche se probabilmente ci poteva stare i 5 secondi sulla rimessa. Ed è veramente una signora squadra, veramente alziamoci in piedi questa sera, perché se Imola vince senza Carvel Anderson, che è rimasto praticamente, non è rimasto in campo negli ultimi, correggimi se sbaglio, negli ultimi 5 minuti non ha visto il campo, sta facendo veramente una grossa impresa. Sì, Anderson finirà la gara con 11 punti e solo 6 tiri tentati, e questo è il dato più, a mio modo di vedere, incredibile, cioè il fatto che lui abbia tentato così pochi tiri. 27 secondi, praticamente siamo nella stessa condizione in cui eravamo 6 secondi effettivi fa. Vediamo un po', rimessa, prova la tripla Baldasso, attenzione, segno! A segno Baldasso, meno 3 Trieste, un possesso a 24 secondi. Incredibile, incredibile, fallo su Prato. Pazzesco, Trieste aveva segnato 8 punti in 8 minuti e poi ne ha segnati 13 in un minuto e mezzo, incredibile. Quello che sta succedendo qui al Pallaruggi, 3 triple con 3 giocatori diversi per Trieste, hanno riportato gli ospiti a meno 3, ma per fortuna per Imola mancano solo 22 secondi e Prato in lunetta. Segna il primo, Patrizio. Comunque sia, i possessi sono 2 ora fra le due squadre. E va anche il secondo, quando serve Prato segna, Imola tocca quota 80, 80-75, 20 secondi, fallo forse su Nelson, non fischiano gli arbitri, ben per Imola, fallo su Sabatini. E allora, partita in ghiaccio per Imola, fallo non fischiato a Nelson. In precedenza
gli arbitri hanno glissato sull'intervento difensivo di Imola che poteva essere sanzionato. Bene così, vai lunetta Gherardo Sabatini per mettere i liberi della staffa. Imola a 12 secondi, 5 punti di vantaggio e 2 tiri liberi ad opera del proprio playmaker titolare. Non lo diciamo Alessandro, ma insomma Imola ha la vittoria nelle mani. Sì, diciamo di sì, non è facile anche per gli arbitri in una partita così fisica centellinare veramente i fischi, sicuramente non è facile per loro, quindi spezziamo una lancia anche a loro favore. Mancano 12 ancora secondi, loro, Trieste sta facendo canestro tanto da fuori nell'ultimo quarto. Segna ancora Parks, 4 secondi, non muore mai Trieste, 2 secondi, lancia la palla a Prato per far scadere il tempo e finisce qui. 8-1, 7-7, è stata dura, durissima, ma alla fine Imola continua il suo trend positivo spezzato solo dalla trasferta di Bologna, torna a vincere in casa l'Andrea Costa dopo la doppietta Recanati-Matera. Imola è a meno 2 dalla testa della classifica, Luca. E Imola continua appunto il suo trend positivo che appunto il derby non ha scalfito, anche perché i risultati dell'ultimo turno abbiamo lasciato intatto la lotta al vertice. È una bella partita, sicuramente il pubblico del Pallaruggi si è divertito forse più che altre volte, avrà goduto sicuramente di un bello spettacolo. Trieste si è dimostrata una bella squadra, una bella rivelazione, sicuramente potrà dire la sua anche con l'innesto di Nelson da qui alla fine del campionato. Imola era favorita, forse come abbiamo detto durante il commento, non si aspettava forse di soffrire così tanto fino alla fine, ma ancora una volta col cuore soffrendo, come ha dimostrato di poter fare anche in altre occasioni qui al Pallaruggi, che anche fuori casa porta a casa altri 2 punti preziosi per questo bellissimo campionato. Finisce con 16 punti di Washington, 11 di Anderson e Hassan, 8 a testa per Maggioli, Amoni, Di Nicolao e Prato, 5 di Sabatini, 2 per Preti. Trieste è risposto con 23 di Parks, 9 di Nelson, 13 di Baldasso e 8 per Prandin. Ora due avversari abruzzesi per Imola che viaggerà domenica prossima alla volta di Chieti, e fra 2 settimane qui al Pallaruggi arriverà la forte Roseto che poche ore fa ha vinto in casa di Brescia. Ma una cosa per volta, Imola vince in casa 81-77 contro Trieste. Da Fabrizio Turrini, Alessandro Salvini e Luca Monduzzi, l'appuntamento è fra 2 settimane, Imola contro Roseto.